della Williams FV14B guidata da Nigel Mansell. E in questa stagione Nigel è ancora una volta accompagnato da Riccardo Patrese. Nelle prime 5 gare Ayrton arriva al traguardo solo 2 volte, terzo in Sudafrica e terzo a Imola, accusando in più occasioni problemi di affidabilità. Non dimentichiamoci che la Formula 1 in questi anni è passata dal turbo all'aspirato. Sono motori a 12 cilindri a V di 3.500 centimetri cubici di cilindrata. Inoltre, la McLaren sceglie troppo tardi di adottare il cambio al volante, il cambio elettromeccanico, elettroattuato che la Ferrari aveva sperimentato vittoriosamente con Nigel Mansell nel 1989, vincendo il primo Gran Premio. Questo errore di introduzione impedisce a Senna di lottare per il titolo. Ayrton arriva al termine della stagione in quarta posizione, preceduto da un tedesco, un astro nascente, che ha debuttato sul circuito di Spa nel 91, conquistando uno stupefacente settimo posto in griglia al volante di una monoposto assolutamente mediocre, qual era la Jordan Ford del momento. È un pilota con un sorriso strano, con una grande mascella inferiore. Si fa notare per la sua grinta. Arriva da Kerpen e, contrariamente ad Ayrton, che ha una famiglia, è nato in una famiglia abbiente, questo pilota nasce da una famiglia povera. Nasce a Kerpen. La casa in cui nasce è addirittura quasi sotto un cavalcavia. Anche lui, anche il tedesco, ha una pista di kart vicino casa e inizia a correre sui kart, a sperimentare, a sviluppare una sensibilità di guida non uguale ad Ayrton, ma differente, ma sempre di altissimo livello. Il pilota è Michael Schumacher. Ed è proprio con Michael Schumacher che Ayrton durante la stagione si trova a discutere più volte. I rapporti tra i due si deteriorano già in Brasile, già al secondo appuntamento stagionale, perché Michael accusa Ayrton di averlo ostacolato con comportamenti poco corretti, mentre in realtà, come ammesso dallo stesso Ayrton al termine della gara, la sua McLaren soffre di problemi di elettronica che causano continui rallentamenti. La McLaren va a singhiozzo. Mentre invece nel Gran Premio di Francia l'accusa cade su Michael Schumacher, dopo che lui tamponò nel corso del primo giro Ayrton, costringendolo al ritiro. Dopo l'interruzione della gara, Ayrton, che si era già rivestito, prende da parte Michael e gli spiega il suo punto di vista riguardo i rapporti con la stampa, alludendo a quanto era accaduto in Brasile, con la stampa e con gli altri piloti. Si vede chiaramente Ayrton che, estremamente nervoso, allontana di brutto i giornalisti con le telecamere. E infine i contrasti degenerano durante i test di Hockenheim, dove i due si sfiorano più volte con le ruote in pista e ai box arrivano quasi alle mani. Ayrton sa di aver trovato un altro osso duro. In questo momento Alain si è preso un anno sabbatico di pausa. Alain guarda le gare dai box oppure da casa. La McLaren quest'anno è poco competitiva e c'è questa arrembante Benetton che pur con un motore Ford, magari diverso
dagli altri Ford, spinge Schumacher a un livello di competitività veramente alto. La McLaren invece patisce di affidabilità. Alla fine della stagione, peraltro, anche la Honda decide di abbandonare la Formula 1. E tutto questo mette in discussione la permanenza di Ayrton nel team inglese e lo spinge a intraprendere contatti con la Williams, che però vengono interrotti da chi? Dall'ingaggio di Alain Prost, che rientra in Formula 1 dopo il suo anno sabbatico, che ovviamente pone il veto assoluto su un eventuale ingaggio del brasiliano al suo fianco. Si apre quindi un dibattito sul possibile passaggio di Ayrton alla Ferrari, del quale peraltro si era già parlato parecchio al termine del campionato 89. Ayrton già l'anno successivo avrebbe potuto correre per la scuderia del Cavallino, a fianco di Alain, nonostante le vicende del Gran Premio del Giappone, ma per via di altri piloti che erano già stati messi sotto contratto, il trasferimento a Maranello di Ayrton viene ancora ulteriormente rimandato per almeno un paio di anni. Ayrton è indeciso sul da farsi. Medita anche il passaggio alla IndyCar, che allora si chiamava CART, e ottiene un test con il team Penske del connazionale Emerson Fittipaldi. Ayrton gira sul Firebird International Raceway di Chandler, in Arizona, e gira ovviamente più veloce di tutti. Il test è estremamente positivo. Solo il più ben esperto Fittipaldi gira più veloce di lui. Si fanno sempre più insistenti le voci del passaggio di Ayrton alla serie americana per il 1993. Sempre le cose messe a punto per me abbastanza bene come abitavo in Brasile. Quando ho deciso di venire in Europa mi è toccato fare da solo all'inizio. Cucinare è un casino, per me è un disastro. Io metto insieme abbastanza le cose a casa senza problema, però cucinare è proprio quasi impossibile. Essendo la mia famiglia in certa maniera un misto di Italia e Spagna e Brasile, sono abbastanza latino in questo senso. Non sapevo neanche una parola di italiano fino a 18 anni di età, quando sono venuto in Italia per la prima volta. L'ho imparato abbastanza veloce, credo. Mi è piaciuto l'Italia, la maniera di vivere, la gente, la maniera di espressare i sentimenti, i desideri, la maniera di parlare, perciò ho sempre dall'inizio, fin dall'inizio, ho sempre avuto una grande identificazione con l'Italia in generale, con la gente italiana.
Per questo mi sento abbastanza italiano. Mio padre è una persona che è un uomo che si è fatto da solo, il mio nonno, dalla parte di mio padre, era un motorista particolare, perciò mio padre è partito da niente proprio e si è fatto da solo, ha costruito una ditta dall'inizio fino a avere 800 dipendenti, era un grande negozio, si è comprato tutte le fazende, ha fatto il suo mestiere, è stato un uomo di molto successo. E insomma, non siamo una famiglia molto grande, però diciamo abbastanza felici. E il matrimonio è un passo abbastanza importante nella nostra vita. L'ho provato già una volta, tanti anni fa, e oggi, nel stile di vita che ho, ci credo molto, ho un desiderio grandissimo e sono sicuro che nel giorno giusto, con la persona giusta, costruirò una nuova famiglia. La donna bisogna essere sensual, dico in portoghese, charmosa, intelligente, molto dolce, bella, sicuro. È una persona soprattutto che riesce a capire quello che passa dentro nella mia testa, del mio cuore, le mie qualità, i miei difetti. È una persona che può dividere i suoi sentimenti con i miei. Fede molto grande e I pray prima di andare in macchina soltanto perché ci credo, mi resta più tranquillo, più sicuro, e così è una cosa importante per me. Quelli che hanno scritto di me, quelli che hanno parlato di me, buone cose, cose non tanto buone, sono soltanto l'inizio. Io credo che siamo metà strada e c'è ancora tante cose che viene fuori nel futuro, sia nella mia professione ma soprattutto nel mio carattere. E bisogna dare tempo al tempo, che poi la gente abbia la possibilità e l'opportunità di valutare correttamente, soprattutto nel lato umano, quando, perché e come faccio quello che faccio. Continuate a fare per me, ci vediamo in Italia. Arriva il 1993 e nei primi mesi dell'anno, dopo aver pensato e ripensato al suo passaggio in Formula Kart o anche a un eventuale ritiro dalla Formula 1, Ayrton decide di firmare un accordo in extremis con la McLaren. Questa volta il contratto però è a gettone. Ayrton decide di volta in volta, se correre,